Legare lo sport alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio attraverso le sue unicità anche culturali. Con questo obiettivo, in attesa della tappa ombra del Giro d'Italia, l'Associazione Francesco nei Sentieri, che organizza l'omonima cicloturistica storica, ha promosso l'incontro Tesori da scoprire, per conoscere da vicino, anche attraverso il contributo di esperti, le opere lignee di Bevagna. Questa iniziativa che si sta svolgendo a Bevagna è sicuramente molto importante perché promuove il nostro territorio in questo periodo in cui effettivamente abbiamo necessità di un recupero di quello che è la presenza dei turisti nel nostro paese. Le bellezze di Bevagna sono numerose. Questa sera siamo andati a scoprire delle particolarità uniche del nostro paese. Il primo momento dell'iniziativa è stato la visita alle opere lignee della Scala Santa all'interno del monastero di clausura di Santa Margherita delle Suore Agostiniane, un viaggio a ritroso nel tempo guidato dal professore di storia d'arte moderna Francesco Federico Mancini. Il secondo evento nella Pinacoteca Comunale è stato un incontro durante il quale la professoressa di storia della critica d'arte Cristina Galassi ha intrattenuto il pubblico illustrando le funzioni del modello ligneo nella storia. Abbiamo la sala piena e questo dimostra che il connubio tra sport e cultura è vincente. Abbiamo dei ciclisti e abbiamo degli studiosi di là che parlano dei modelli di legno nell'epoca del 400, 500, 600 che venivano preparati per convincere le committenze a eseguire le opere architettoniche. Noi verremo qui a Bevagna a settembre. E proprio per questo abbiamo fatto questo evento a Bevagna, Tesori da scoprire. Riscoprire le opere d'arte più nascoste, meno pubblicizzate, meno note, che ugualmente sono di estrema validità.